E rieccoci ragazzi. Stamattina registriamo anche Torino-Genova. Non ne faccio due insieme, se no viene un download di un'ora e mezza. Quindi sono molto lunghe le cose. Qui la formazione l'ho già fatta. Siamo primi in classifica grazie alla grande vittoria del derby. Primo tempo molto bene la Juve, secondo tempo è uscito fuori il Toro e insomma ha portato a casa un risultato direi meritato, perché alla fine la Juve secondo tempo non ha fatto nulla. Andiamo avanti. La formazione io ho fatto, guardate, mamma mia, Scuravi, mamma mia. Attenzione a quel signore lì. Vedete, io ho fatto molto turnover, anche perché poi dopo avremo il Parma, quindi col Parma lui è settimo, bisogna può dare il fiato a tutti. Allora, facciamo notte come al solito. Torino-Genoa e si parte. Partita valevole per l'undicesimo turno di campionato. Poi ritorno, chiaramente non ve le registro più tutte, eh. Faccio un po' come la master, vi registro solo le più importanti. Quindi poi io vi farò vedere come è andata la giornata, tutto, però eccoci qua, di nuovo al Appassionati Delle del gioco più Alpi bello di con tutti, il Genoa. benvenuti. Le Genoa telecamere sono di attive. Scuravi, D'altra parte, se non sbaglio, lo gentilmente allenava divise le tifosi Scoglio, dalla mi sembra. folla Dai, allo stadio. dai, Non andiamo c'è una avanti, sola si nube. C'è comincia, un numero di veloci. pubblico, sembra quasi Ria, scocchiare il bel clima giovane molto serale. Anche interessante, se si vede Senigallia. poco quella che si preannuncia Pallone a come una Daniele serata festa e Fortunato, di sport. che lancia E noi subito non in vedremo l'ora che i direzione di, contrincanti ci regalino le non prime so più occasioni chi c'ho da importanti. quella parte, forse Aghilera, no, Ria era. Falcone L'atmosfera che si respira in questo recupera, splendido errore stadio è del Genoa, semplicemente si va avanti. fantastica. Bruno, palla della morte, attenzione della morte, Si movimento di cominciano Ria, subito, prima poi di tutti il Bruno, gol. subito verso Ria, sbagliato. Riparte il Ancora Genoa, situazione fluida, attenzione. giocata in avanti. Scuravi, La mette sulla questo era un sinistra, grande occasione attaccante, per il contropiede. eh. Palla ancora qui per Scatta Scuravi, verso dai il e pallone, vai. ha spazio Prova a sulla metterla in fascia, mezzo, la la mette in mette in mezzo, mezzo, attenzione. esce Mamma mia, dall'angolo. della morte. Bravissimo, verso Senigallia, che sbaglia, recupera, ruotolo. Pallone a Bortolazzi, lancio in mezzo, Scuravi, attenzione. Mamma mia, manca la rovesciata. Esce Edoardo e blocca. Toro che riavanza con Gargo. Pallone a Fortunato, tocca indietro per Ferrarese, Fortunato, attenzione, palla in avanti per Torino Andrea avanti solo. Silenzi, Silenzi si destreggia e poi un mezzo fallo, l'arbitro lascia continuare, poi decide che il Situazione vantaggio non si spettacolare. porta alla fine. Niente cartellini, Calcio di distrazione punizione per il allo Toro. stadio che avanza. Fortunato sul pallone, tocca in direzione di Pasquale Bruno, vede, riceve della morte, prova il tiro di prima, è bravo il portiere del Genoa con la gamba a mettere in angolo. I palloni in profondità sono difficili da I replay leggere con non ve questa li faccio più vedere, precisione, ma così non accorciamo possono un po' il concedere lo stop agli download. Daniele avversari. Fortunato dalla bandierina batte in mezzo all'aria per della morte che arriva di testa e poi Ci ancora il siamo Genoa che ribaltati. si rifugia in calcio d'angolo. Facciamo corsa da centrocampo, diamo la palla a Andrea Silenzi. Sceglie di battere corto. Attenzione, mette subito Corre il qui per cross. Della Morte. Palla Tocca ancora, lontana. Silenzi, Conclusione palla a all'avversario. Ferrarese, attenzione. Tiro Palla di fuori. Ferrarese, ribattuto ancora dal Genoa. Pallone della Morte, arriva ad aiutarlo Pasquale Bruno che può andare al cross, attenzione. La mette in Palla mezzo cross. Bruno, esce e blocca Tacconi. Portiere degli anni 80 della Juve, Tacconi, un buon Lungo passaggio in portiere, avanti. un po' un Ottimo testa di passaggio cazzo, però un individuale. buon Palla portiere. rientrata. Senigallia, Fortunato, pallone in avanti, Tira avanti. Silenzi, Qui c'è un ancora, pallone palla interessante. Sararegui, prova il tiro, ribattuto, Collovati, lancio in Prova a avanti giocare per tranquillità. Scuravi, guardate Palla lunga a cercare il che pallone sponde di all'avversario. testa che faceva, ancora Dordroschi. Ruotolo, manovra bene il Genoa, Scuravi, attenzione, palla Palla Padovano, lunga. Padovano, Può controllare tiro di l'avversario. Padovano, centrale, Edoardo blocca. Gargo, palla Falcone, mamma mia, leggermente lunga, è deviata qui a centrocampo, ma sulla palla della morte, ancora Toro, sbagliamo qui, ma Palla recuperiamo la rientrata. palla, La andiamo, mette in ecco profondità. Ria, Ria. Prova la Scatta bomba! È ancora verso Tacconi l'avversario. che blocca. Mamma mia, che reattività che aveva questo portiere. Giocata del contropiede. Bortolazzi, bella partita. La Juve ha risposto con un Avanza pallone. Bortolazzi. Tocca in direzione di Padovano. Attenzione, Padovano.
Viene fermato, grande Sinigaglia, poi sbaglia l'appoggio, recupera Drogoski, pallone indietro, ancora verso Skouravi, Falcone, vediamo cosa fa, aggancia Skouravi il tiro, mamma mia, ve l'ho detto io, questo qui era un grande attaccante, io me lo ricordo, eh. Genoa vicino al vantaggio, mamma mia. Edoardo tocca in direzione di Pasquale Bruno, chiaramente non puntiamo allo scudetto, vedremo quello che succede. Ancora della morte per Pasquale Bruno, prova ora a lanciare, ma sulla sua strada trova Andrea Fortunato, che non mi ricordo se era il fratello di quello che giocava nel Toro, non me lo ricordo, sarà Legui. Pallone a Sinigaglia, tocca in direzione di Daniele Fortunato che avanza, c'è tutto lo spazio, fa partire un gran tiro e la palla a mezzo metro dal palo destro di Tacconi. 0-0, un buon primo tempo da parte di tutte e due. Genoa che cerca le ripartenze, gioca abbastanza alto, vedete dov'è Caricola, lancia in avanti, Falcone c'è su Skouravi, bravissimo, non gli dà spazio. Sinigaglia, Andrea Fortunato, lancia in avanti, ancora per Silenzi, poi sarà Legui che manda Ria, ma c'è Caricola che chiude bene, gioca molto bene Genoa. Tacconi, Signorini, grandissimo, immenso, che come sapete non c'è più da anni ormai. Ruotolo, Bortolazzi, grande difensore Signorini, Panucci, ma era lui? Vabbè, andiamo, della morte, pallone su Silenzi, lo marca Collovati, palla ancora Andrea Fortunato, prova a lanciare ancora Silenzi, poi della morte, sì, è Panucci, questo è Panucci, quello che giocò nel Milan anche, nella Sampdoria. Cristian, giovanissimo qui, lancio in avanti, Skouravi, colpo di testa, poi Skouravi se la trova lì, attenzione che avanza Skouravi, palla Padovano, allarga, attenzione a Drugoski, minchia, per un pelo non era rigore, palla Ria, tocca in direzione ancora di Saralegui, fa andare Silenzi, grande battaglia a centrocampo, Collovati, poi ancora Genoa che riparte, Padovano, Padovano, Gargo su di lui, ancora Padovano, Bortolazzi, attenzione al Genoa qua, Bortolazzi avanza, su di lui Daniele Fortunato, lo tiene bene, poi Ruotolo, Ruotolo, attenzione che aveva un gran tiro da fuori, attenzione a Ruotolo, palla Skouravi, 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 il tiro, Gargo sulla sua strada, Bortolazzi, grande Genoa, Bortolazzi, attenzione, palla in mezzo, deviata, mamma mia, attenzione a Ruotolo, madonna, Grossi, attenzione a Roschi, il tiro, deviato ancora, ci mette Gargo il palo di piede. Buon Genoa, stiamo soffrendo la pressione del Grifone. Dalla bandierina, Dobrovolski mette in mezzo il pallone, attenzione a Panucci che era forte di testa, eh? Alessio, Andrea Fortunato, Ruotolo, attenzione, un minuto alla fine del primo tempo, grande Genoa nel primo tempo, eh? Torino un po' rinunciatario, e qui Gargo, che fallo che commette, mamma mia, inutile, un fallo inutile, l'arbitro decide per il calcio d'angolo, ma quello era fallo. Bortolazzi, Bortolazzi, attenzione, la mette in mezzo, male, e si va a riposo, 0-0, brutto Toro qui, primo tempo veramente brutto, andiamo così, e si riparte col Genoa, Skouravi, Ruotolo, Signorini, grande Signorini, sempre nel cuore. Pallone a Pasquale Bruno, tocca in direzione di Della Morte, palla in avanti, sbaglia, mamma mia, attenzione a Padovano, poi Skouravi, attenzione a Skouravi che entra in aria, attenzione, esci, esci Edoardo, e c'è il gol del Genoa, che errore qua, e Padovano con la complicità della nostra difesa che ha dormito, guardate che è dormita i due centrali, qui Gargo non chiude e anche qui non va a chiudere, lascia Skouravi la possibilità di dare in profondità a Padovano che si infila molto bene e porta in vantaggio il Genoa a Torino, incredibile, il calcio è questo, vinci il derby poi fai brutte figure con queste squadre qua che sono di tutto rispetto, qualsiasi che devi incontrare
Sara Legui, palla Daniele Fortunato, prova la bomba e Silenzi non si toglie. E c'è Panucci che va a recuperare, rilancia in direzione di Scuravi, c'è Falcone, devia male Dobrovski, pallone verso ancora lui, mamma mia che attenzione, no, non alziamoci, esci Edoardo, esci, 2-0 Genoa, mamma mia. Disastro. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio. Disastro dietro, veramente disastro. Doppietta per lui. Ragazzi, si cambia, anche se non serve più niente, anzi, forse facciamo una cosa. Lasciamo così e non lo so ragazzi. Proviamo a mettere Pato Aguilera. Vediamo Fortunato, lo mettiamo come laterale sinistro. Della Morte può giocare a destra, ma io metterei quel nostro esterno, se c'è, Di Maggio. È un esterno destro. Ecco. E più esterno destro, andiamo a modificare anche qui ragazzi, perché se no veramente, scusate se vi porto via un po' di secondi, ma bisogna modificare, almeno cercare di andarla a pareggiare. Contropiede e proviamo ad allargarci e vediamo. Facciamo un flessibile, allunghiamo un po' la squadra. E no, ampiezza di gioco, linea difensiva un po' più alta e pressing aggressivo. Toro tutto alla ricerca adesso del pareggio, ragazzi. Con questa modalità vediamo. I due punti ho dovuto cambiarla perché una Ria non stava facendo proprio niente. Pato Aguilera, un po' più di velocità davanti, vediamo cosa combiniamo. Aguilera, pallone in direzione di Di Maggio, tocca ancora per Sara Legui. Fallo qui, fallo netto. È giusto, cartellino giallo, se non sbaglio ruotolo, vediamo. Eh sì, fallo netto. Ammonito ruotolo. Di Maggio, pallone a Sinigaglia, ancora Di Maggio che avanza, tocca in direzione di Pasquale Bruno, la mette in mezzo, male, riparte il Genoa, attenzione che siamo alti, pallone a Sinigaglia, poi Sara Leghi, la gira dall'altra parte, Ferrarese avanza, attenzione, fa andare Della Morte, la mette in mezzo, deviata ancora Toro. Attenzione, sbagliamo qui tutto, c'era un fallaccio lì al limite dell'area per il Genoa. Attenzione che riparte col grande Thomas Curavi, guardate che roba, non gliela togli. Adesso Gargo ci riesce, dai svegliati. Della Morte fa andare ancora Ferrarese, poi sbaglia, troppi sbagli, giusta la sconfitta, grande intervento qui di Falcone, poi sulla ribattito, ma va via fisicamente ancora Curavi. Mamma mia ragazzi, che potenza che aveva sto giocatore. Un po' come Grebic nella reggiana della Master League. Giusto risultato fin qui, non abbiamo fatto nulla, tranne in qualche occasione il tiro. Mamma mia Edoardo cosa toglie. Mamma mia che punizione, rivediamola. Non la fa rivedere, le cose belle non le fa rivedere, le cagate sì. Pallone in mezzo, Ferrarese si addormenta. Padovano che con questo qui davanti non bisognava scherzare. Poi Della Morte che calcia lungo. Bravissimo Sinigaglia, anticipa tutti. Avanza Sinigaglia. E poi si addormenta. Niente da fare, oggi il Toro non c'è. Bravo Gargo. Ancora Pasquale Bruno. E andiamo. Ottimo intervento in tecnica. Aguilera si fa anticipare. Niente da fare. Giusto risultato. Non c'è nulla da dire. Sconfitta meritata. Pallone indietro, ruotolo.
Mamma mia, sta giocando bene, esce Edoardo e subito rilancia, bravo, così. Andiamo, Senegalia, un tocco e via, dai ragazzi, della morte. Tutti giovani erano questi, mamma mia. Pallone a Senigallia. Bello che trova Silenzi, anticipato. Bortolazzi. Lancia in avanti. Gargo, attenzione a Padovano, deve chiudere Falcone per non fare la disfotto. Attenzione ancora a Padovano. Prova il tiro, ribattuto. Poi Gargo, Gargo. Avanziamo, dai, dai, dai. Saralegui. Pallone ad Aguilera. Di Maggio, Di Maggio. Chiede l'1-2. Ancora non passa, niente da fare, Caricola, grande Genoa, fortunato, pallone in avanti, mezzo fallo, lascia proseguire l'arbitro, ancora Saralegui, Saralegui, fa andare molto bene Pasquale Bruno, non ha spazio per il cross, lo chiude fortunato, poi Di Maggio, palla per Saralegui, Saralegui, si alza il Genoa, niente da fare. Saralegui proprio era una, veramente qualcosa di Macio Zago e Scifo indisponenti, quindi non si possono schierare. Va a pressare il Toro, attenzione, costringe a fare laterale il Genoa. Diciamo che c'è stato un po' di cuore, ma non è bastato. Abbiamo fatto troppi, troppi, troppi sbagli. Pallone ancora qui, ancora Di Maggio. Fa partire cross Bruno, male, e poi ruotolo, attenzione, è autorete del Genoa, incredibile, che errore qua, l'ha colpita diciamo bene male, e la palla si è infilata sotto la traversa, rivediamo, fortunato il Toro qui, guardate, la colpisce con la schiena, è chiaramente gol. Possiamo andarlo a rivedere, ve lo faccio rivedere. Rivediamo un attimo questo colpo di testa. Ton. Guardate dov'è la gamba, gol netto. Un po' di VAR, dai. No, per dimostrare che qui non si deve rubare nulla, signorini, il Toro potrebbe provare almeno a pareggiarla, manca ancora abbastanza. Di Maggio non va sull'uomo, non capisco il perché, lancia in avanti Falcone, dai Toro, proviamo a pareggiarla, forza. Ruotolo, bravissimo Senigallia stavolta, lo ferma bene e fa andare Saralegui. Ora Pato Aguilera, ex, attenzione, fermato. Poi Genoa qui, dai Toro, andiamo avanti. Niente, non si sale. Svogliati, svogliati. Signorini, Genoa, che penso che adesso controllerà la partita e porterà a casa 3 punti d'oro, veramente. Grande vittoria del Genoa. Eccolo qui, di nuovo in profondità. Esce Edoardo, 3-1. Tripletta di Padovan. Mamma mia, che sconfitta ragazzi, tripletta di Padovano, guardate come ci bucano in mezzo. Questo è quando voi mettete nell'impostazione, allargate troppo la squadra, succedono queste cose qui. Esce Drobrowski, entra Van Chip, altro gran giocatore, se non sbaglio olandese. Accetteremo i fischi e le critiche e ci sarà una sonora strigliata negli spogliatoi almeno di 2 ore e mezza, perché non si può giocare così a merda dopo aver vinto un gran derby, non con questa formazione, però avevo troppi giocatori indisponenti e non potevo schierarli. Pallone Ferrarese, della morte, il tiro, mamma mia, bravo, dai, va bene, dai, ci ha provato. Usciremo tra i fischi, io alzo il volume, sicuramente meritati, perché non si può fare una figura così con rispetto al Genoa, però non si può fare una figura così dopo aver vinto il derby, brutta figura. Guardate, non si trovano, niente da fare, c'è poco più da commentare qui, oramai è finita, ci fa fare ancora stazione giusto per pietà e finisce così. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. Oggi non sono stati certamente Padovano porta a casa il pallone, grande partita la sua, bravo, bravo. Per concludere l'analisi, a te
è così, finisce così. Partite così vorresti che non finisse. Ragazzi, andiamo a vederci. Conferma. Avanti e vediamo i risultati delle altre partite. Torino 1, Genoa 3, Juve che vince all'Olimpico con la Lazio. Mamma mia, vedete com'è strano un campionato? Quegli anni lì era così, eh? Non era scontato che perché la Juve andava male perdesse a Roma con la Lazio. È andata a vincere, quindi tre punti importanti per la signora. 2-0. Milan-Atalanta 1-1, Brescia-Cagliari 1-3, Foggia-Roma 1-4, Sampdoria-Napoli 3-0. Mamma mia che scoppellata anche il Napoli. A Firenze-Parma che vince anche a Firenze 1-0, Pescara-Ancona 0-2 e Udinese-Inter 3-0. Classifica Sampdoria-Torino-Inter prime, mamma mia. Roma 20, Parma e Udinese 19, Lazio-Cagliari 17, Genoa 15, Milan-Pescara-Juventus che si rialza 14 punti, Fiorentina 13, Napoli 11 punti. E poi la zona caldissima, Ancona 10, Brescia 9, Atalanta 8, Foggia 4 punti. Ragazzi, andiamo ad analizzare la prossima giornata e poi ci salutiamo. Qui sarà un gran scontro, questa sarà una partitissima. Parma che sta andando molto bene. Programma Parma-Torino, Genoa-Lazio, bellissima Juve-Milan, classicissima di quegli... Ecco, la Juve dovesse vincere qui, va a 17, insomma. Parma-Torino, Genoa-Lazio, Juve-Milan, Atalanta-Brescia, Cagliari-Foggia. E in questo primo cerchio direi che Parma-Torino e Juve-Milan sono le due partitissime di questa giornata, vista la classifica. Roma-Sampdoria, anche molto interessante anche questa. Niente da fare, Roma-Sampdoria, Parma-Torino, Juve-Milan. Va bene ragazzi, ci risentiamo alla prossima. Ciao a tutti.